La pallacanestro Trapani arriva da una sconfitta amara, perché rimediata solo all'overtime, ma da una consapevolezza, si è sulla strada giusta, fatta di miglioramenti e duro lavoro. Il test per sperimentare tutto questo è giovedì sera. Prossima avversaria, Casal Pusterlengo. Non una, ma due avversari nel giro di 3 giorni. Prima Casal Pusterlengo e poi Reggio Calabria, fra giovedì sera e domenica pomeriggio. Il valore intrinseco delle due squadre è diverso. A dispetto della classifica, Casal Pusterlengo è una squadra che si è presentata a nastri di partenza con minor credito rispetto alle potenzialità della formazione calabrese. In realtà, però, oggi la graduatoria spiega che i Lombardi hanno vinto finora 3 partite e la Viola appena 2. Chiumenti, Poletti, Fultz, Sandri e i due americani Austin Jackson i nomi da tenere a mente. Per una squadra come quella granata, che finora al Palaconado non ha mai fallito, è la ghiotta occasione per migliorare la classifica. Attenzione, però, dopo l'impegno con Casal Pusterlengo, il quintetto di Ducarello si troverà domenica di fronte a un'avversaria che si è riposata, dato che la Viola non disputerà il turno infrasettimanale rinviato proprio per la formazione calabrese. Insomma, non un gran vantaggio per i Granata, ma potrebbe essere il pubblico di Trapani a regalare la forza giusta per superare la stanchezza.